Benvenuti a Imprese Quotidiane. Oggi ci troviamo alla Moni in compagnia di Ettore, titolare del negozio di calzature ormai storico nel centro del paese. Ettore, ci racconti come nasce questa attività? Eccolo il mio papà. Ha aperto il negozio, mi sembra, dopo la guerra. Quindi è un'attività storica, perché c'è da un bel po' di anni. Sì. Come calzolaio ho iniziato e poi pian piano a vendere scarpe. E quindi tu hai portato avanti questa impresa familiare? È morto nel 2006 e poi ho continuato lì. Insomma. Io sono rientrato dalla Germania nel 84. Mi sei rientrato nell'84. Che ho lavorato, io ho fatto la scuola qui a Palamo come aggiustatore meccanico. Ho lavorato in Germania 16 anni, ho rientrato qua e ho ripreso l'attività, visto mio padre aveva una certa età. Quindi... Certo, e avete anche attività proprio di laboratorio, quindi sì. Fate proprio calzature voi? No, solamente riparazione. Riparazione. E sono rimasto l'unico calzolaio, eravamo in tanti calzolai qua. Quindi è una risorsa per il paese perché è l'unica? Sì. Un bel punto di riferimento, insomma. Che cosa ti piace di questo lavoro? Il contatto con la gente, così sono interessati, perché anche se chiudo io devo andare chissà dove a feltre, anche a fare una ripetizione qualsiasi, anche cambiare un tacco, una suola. Mi dicono sempre tieni aperto, non chiudere. Altrimenti, infatti. Sì. Ettore, in bocca al lupo, quindi non chiudere, perché sennò qua ci mandi in crisi tutto il paese. Io sto bene, tengo aperto. Grazie. Sì. Per la puntata di oggi è tutto, noi ci vediamo domani con Imprese Quotidiane. Per fortuna c'è l'Ascom.